Abbiamo parlato di eventi estivi che si stanno susseguendo in questi giorni, anche voi da casa, attraverso qualche cartolina digitale al 331-737-8033 ci state restituendo qualcuno degli eventi che avete partecipato. Noi invece adesso parliamo di un evento che avrà luogo domani perché tra i tanti eventi, ce ne sono anche alcuni che hanno uno scopo benefico e come quello di cui vi stiamo per parlare con la consigliera delegata alla cultura del Comune di Candela, Donata Melchionna, e la presidente dell'Associazione Mango, Anna Cervelli, che vedo già collegate con noi e che saluto calorosamente. Buongiorno, ben trovate. Buongiorno a voi, Buongiorno. grazie per l'invito. Grazie a voi per la disponibilità. Siete qui per parlarci dell'evento di domani, domenica 4 agosto, che avrà luogo a Candela dal titolo Cuori in cammino verso il Paraguay. Ecco, vediamo anche una locandina dell'evento che in realtà si sviluppa su due versanti: un pranzo di beneficenza ed un concerto, se non ricordo male, ma ecco, per evitare di fare errori, vado subito dalla nostra consigliere delegata alla cultura del Comune di Candela, Donata Melchionna. Donata, dunque, che cosa dobbiamo aspettarci da questo evento? Sì, grazie, buongiorno a tutti. Allora, è un evento importante per noi. Noi abbiamo conosciuto Anna Cervelli come scrittrice nell'ambito della nostra rassegna letteraria e lì lei ci ha raccontato di tutto quello che fa attraverso l'Associazione Mango per i bambini del Paraguay. E subito abbiamo sposato la sua causa e ci siamo messi a disposizione per organizzare questo evento che devo dire per noi è molto importante. Domani avremo una giornata tutta dedicata quindi alla beneficenza, pensiero per l'altro, quindi all'accudimento dell'altro. A pranzo ci sarà un pranzo di beneficenza presso un locale qui a Candela alle 13:30, presso la Rosa dei Venti, e poi la sera tutti in piazza attraverso prima di tutto l'inaugurazione di una bellissima mostra di cui magari poi Anna ci parlerà più nel dettaglio. E poi una serata ricca di ospiti, di persone che comunque sono messe a disposizione, tutte le associazioni locali hanno collaborato per la realizzazione di questo evento, l'amministrazione ha sposato l'iniziativa immediatamente perché la nostra comunità è sempre molto sensibile quando si tratta di beneficenza, di accoglienza e di integrazione. Ringrazio sicuramente Anna per aver creduto in noi, per aver condiviso con noi questa bellissima esperienza. Aspettiamo tutti numerosi domani per poter sostenere l'associazione e i bambini del Paraguay. Grazie, grazie Donata. Ecco l'importanza dei libri e Candela è in prima linea come dire, supporto, nell'invito alla lettura, anche perché è città che legge e lungo tutto questo 2024 sta facendo delle proposte molto interessanti, tra cui ne approfitto per dire anche quella di giorno 8 agosto che vedrà in videocollegamento proprio per Candela, città che legge, la scrittrice e poetessa Dacia Maragni, per cui ecco, Candela, destinazione importante da un punto di vista culturale. Ma torniamo alla presidente dell'Associazione Mango, Anna Cervelli. Io, Anna, ti chiederei subito qual è stato il libro che vi ha fatto incontrare, quindi. Va bene, allora buongiorno intanto a tutti e grazie per l'ospitalità, per farci conoscere da più persone possibili per questa serata. Il libro che ci ha fatto conoscere, il titolo è Perché, saranno presenti tutti e due i miei libri anche domani. E io non è che sono una scrittrice, poi dopo aver nominato l'evento dell'otto mi sento proprio più piccola di una formica, però i miei libri sono autobiografici, sono difficili da leggere non per la scrittura, perché io sono la terza media, ma per quello che raccontano. Parlano di violenza sui bambini e sulle donne. E questo è quello che tanti anni fa mi ha portato in Paraguay, in un viaggio. E conoscere quel paese, conoscere
tante bambine che subivano quello che ho subito io mi ha reso la vita impossibile da non aiutare loro, perché nella vita ho sempre pensato perché gli altri non avevano aiutato me quando ero bambina per salvarmi da certi orrori. Che bella questa Quindi testimonianza. tutta la vendita dei libri va per aiutare i bambini del Paraguay. La nostra è un'associazione, si chiama Mango, come il frutto che sfama tanti bambini che non hanno niente da mangiare. E io devo ringraziare soprattutto l'associazione Crea PS, nella persona di Patrizia Cavallone, che è il presidente, perché è un'associazione che organizza proprio eventi. E devo dire che da quando l'ho conosciuta ci aiuta molto, perché anche lei adesso sostiene una bambina in Paraguay con noi. E fare questa mostra fotografica, che sia chiaro, è una mostra fotografica amatoriale, non è che sono venuti giù fotografi. Sono foto fatte con la macchina, con il telefonino, macchina fotografica, ma soprattutto con il cuore. E quindi dimostreranno nel suo piccolo tanti momenti difficili di bambini abbandonati, di bambini che mangiano una volta ogni 2 giorni. E quindi io dico sempre che quando in Italia ci lamentiamo di tante piccole cose, basterebbe pensare che ci sono bambini che mangiano un pasto, per modo di dire, ogni 2 giorni, per capire quanto siamo fortunati. Grazie Anna per questa tua bellissima e preziosa testimonianza che appunto ci anche fa riflettere su quanto sia importante preoccuparsi dell'altro anche durante il periodo delle ferie estive. Per cui ben vengano queste manifestazioni e che ecco, ci possono dare la possibilità di fare del bene anche quando siamo in vacanza. Volevo fare un'altra riflessione, poi ecco, magari potete rispondermi anche entrambe, una alla volta ovviamente, sull'importanza delle piccole cose. Anna diceva, non sono una scrittrice professionista, la mostra fotografica è una mostra amatoriale, però ecco, questi piccoli gesti poi in realtà possono suscitare, possono dare il via a grandi iniziative come quella di cui ci state parlando e magari tante altre. Per cui ecco, l'invito che vi faccio è a non fermarvi perché le piccole cose, intanto messe insieme, diventano qualcosa di più importante, ma sono sempre l'inizio, possono rappresentare l'inizio di qualche cosa di più importante, per cui ecco, non so se siete d'accordo con me da questo punto di vista, per cui è prezioso quello che fate per quanto piccolo e facciamo così, ecco, faccio una domanda diretta ad Anna con l'associazione Mango durante il resto dell'anno sviluppate altre iniziative? Sempre con per portare avanti dei progetti. Le iniziative si svolgono in varie zone d'Italia. Io sono di Roma, quindi è ovvio che non può mancare Roma, però a Civitanova, Verona, ad Apricena abbiamo appena fatto una serata. Adesso si è aggiunta Candela, che per noi sarà, voglio sperare, l'inizio di una serata che accadrà poi tutti gli anni. Io l'unica cosa che voglio aggiungere è questa, le rubo un secondo. Noi questa serata, insieme ad altre ovviamente, che facciamo in questo prossimo mese, entro settembre, contiamo di raccogliere fondi per cambiare la vita ad una famiglia che vive sotto un albero, non ha neanche una capanna, e hanno un bambino anche disabile. E quindi per costruire questa casa ci vogliono 5.000 euro e noi contiamo con queste iniziative di farlo al più presto, perché come voi sapete il Paraguay è al contrario di noi come temperature, anche se lì il vero freddo sono pochi giorni, però c'è una grossa escursione termica. Il giorno può fare 29 gradi anche adesso che è inverno,
però alcune volte la sera scende anche a 0 gradi, a 2 gradi. E voi immaginate una famiglia con 7-8 bambini che vive sotto un albero, se piove, se non hanno niente per ripararsi. E quindi abbiamo bisogno assolutamente di risolvere questo, che fa parte dei nostri progetti. E noi abbiamo già costruito 43 case, il progetto ne prevede 50, quindi questa sarà la 44esima. Grazie Complimenti. a tutti quelli che vorranno sostenerci. Complimenti, complimenti davvero Anna per l'impegno, per la tenacia e sicuramente non mancherà il supporto anche dei nostri telespettatori. Donata, ritorniamo a te per concludere questa bellissima chiacchierata, Candela città che legge, Candela dove succedono tante belle cose come quella di domani 4 agosto, per cui ecco, visitiamo Candela, andiamo a visitare questa bellissima città della provincia di Foggia. Cara Donata, oltre gli appuntamenti di cui abbiamo già parlato, c'è qualche altro invito che ci vuoi fare? Ti lascio, ecco, concludere come meglio preferisci. Grazie, sì, adesso parte, è partito il nostro Candela Estate e tra i vari eventi, oltre a questi culturali, oltre a questo importante evento di beneficenza, ci sarà il 9, la festa del grano con Ricciardi, poi ci sarà il 16, 17, 18, insomma la festa patronale e un appuntamento ricco, quindi un cartellone molto ricco che ci vede impegnati fino a quasi la fine di agosto. Invitiamo tutti a poter venire a visitare il nostro piccolo borgo, che è un borgo comunque che dal punto di vista turistico si sta sviluppando tanto, non solo per quanto riguarda il periodo natalizio, che ospita insomma il paese del Natale per circa un mese, ma avremo tanti altri eventi. A settembre il Festival degli Artisti in Strada, a maggio, giugno noi facciamo di solito l'infiorata, quindi stiamo cercando di diversificare la nostra offerta turistica e di soprattutto destagionalizzarla. È un impegno che come amministrazione abbiamo preso perché riteniamo che anche nei nostri piccoli centri la cultura e il turismo possano essere volano di sviluppo. E in realtà, insomma, i numeri ci stanno, diciamo così, dando ragione. Molto Quindi invitiamo bene, tutti molto a venire a bene. Candela, il nostro cartellone lo potete trovare sui social e vi aspettiamo. Il clima più favorevole, la sera si sta abbastanza freschi rispetto alle nostre città. E quindi invitiamo tutti qui a Candela, li aspettiamo numerosi, soprattutto domani, per poter contribuire a sostenere questi bambini e l'associazione Manco. Grazie, Grazie grazie, grazie mille per l'invito e grazie mille per il lavoro che state portando avanti. Quindi a voi. appuntamento a Candela. Grazie. Noi per il momento vi salutiamo e ancora grazie per il vostro prezioso lavoro. A presto. Grazie a voi, buona giornata. Bene, io do la linea alla regia per l'ultima pausa pubblicitaria prima della volata finale della puntata di oggi di Just Today, quindi a tra poco.